Gianni Colacione per Libri.tv insieme a Claudia Stersi. Siamo qui all'undicesimo congresso di Radicali Italiani all'Hotel Ergife a Roma. E, vabbè, ormai siamo in l'ultima giornata, siamo in chiusura, ancora non in chiusura, ma insomma l'ultima giornata, si può fare, insomma, tentare di fare un consuntivo un pochino di questo dibattito congressuale che è stato poi dopo il seguito anche di un po' di pre-dibattito, anzi di dibattito pre-congressuale sulla galassia, sulla funzione dei Radicali Italiani, sulla questione dei finanziamenti interni da parte della lista Pannella, un pochino, insomma, c'è stato un po' di dibattito, un pochino di, forse anche un po' di schiuma. Poi non so se si arriverà a dei provvedimenti di modifica di qualcosa. Ecco, insomma, ne parliamo insieme a Claudia Stersi. Che opinione ce n'hai? Ma senti, penso che questo che tu hai definito dibattito abbia tolto molto tempo poi alla fine invece a quello che doveva essere l'argomento del congresso, cioè delle iniziative fatte e quelle da fare. Alla fine sono dibattiti che, sarebbe bene che fossero risolti all'interno del gruppo dirigente, perché poi viene detto, sollevato, però non si va mai fino in fondo, c'è una serie di accenni quasi come velate minacce, io non voglio farla tragica, velate minacce in senso così letterario, no? Per cui c'è sempre la possibilità che uno poi dica di più e di risposta, però in realtà poi non si va fino in fondo, perché essendo comunque in sede di congresso, in pubblico, ci mancherebbe altro che andassero fino in fondo, per cui hanno occupato questi screzi, diciamo screzi, queste non chiarezze fra vari inimicizie annose che vanno avanti. Inimicizie annose, giustamente Michele nella sua relazione introduttiva ha detto, addirittura ha parlato di una situazione da clinica psichiatrica nella quale ogni associazione lavora contro l'altra, ma addirittura direi anche all'interno delle associazioni ci sono dei conflitti, quindi è una cosa che io, come penso sai te, sanno chi mi segue, io ho esposto molte volte nei comitati, molte volte nei congressi. È una situazione nella quale poi purtroppo non si riesce a mettersi invece in maniera coesa insieme su un obiettivo. Io quello che ho ricordato anche durante il mio intervento in commissione, perché ho fatto un intervento in commissione sull'antiproibizionismo, sulle droghe e sul referendum, ho ricordato che nel corso dell'anno c'è stato un momento in cui c'erano quattro iniziative disgiunte e scoordinate sullo stesso tema. E quindi voglio dire, comunque non è nemmeno interessante dire chi, come, perché poi alla fine i responsabili siamo tutti, però indubbiamente questo aspetto, poi addirittura vediamo che queste liti condominiali, come le definite viali, arrivano poi a togliere spazio al congresso, perché in realtà hanno occupato buona parte del congresso, i militanti poverelli sono anche un po' allibiti perché vengono da fuori, non le sanno tutte, ne ricavano un'impressione comunque di sbigottimento. Magari vengono qua perché vorrebbero essere invece caricati di entusiasmo per quella che è poi la vita lavorativa, politica, ognuno nelle sue province, da solo, isolato, da radicale, e magari avevano più bisogno di un altro tipo di interventi che non di questo tipo di polemiche, che lasciano il tempo che trovano, che non vengono risolte in questa sede, che vengono sollevate a scopo unicamente di dinamiche interne di potere, però in realtà poi devono essere affrontate in altre sedi, perché non è certo questa la sede dove affrontare i problemi di chi paga le bollette della galassia, di Torre Argentina o Torre Argentina Spa, il centro di produzione, cioè queste sono cose che le vuoi affrontare nel congresso di Radicali Italiani, per cui è bene anche che se ne rimangano, diciamo, dove devono stare e che vengano risolte lì. Per un attimo e farti una domanda proprio su questo, perché sennò torniamo indietro. Pensi che ci sia un luogo dove si possa parlare di questo, dibattere e prendere delle decisioni vincolanti per tutti? Penso che c'è già questo luogo, molto probabilmente c'è già, perché ci sono delle decisioni vincolanti per tutti che vengono prese. C'è una serie di livelli di riunioni pubbliche, i primi livelli, poi private, perché c'è una serie di riunioni. Tutti sappiamo benissimo che ci sono delle riunioni private, capito, dove viene deciso tutto. È inutile, non è che sono la prima a dirlo, penso, ma anche fosse la prima te lo direi uguale. A livello statutario il Senato del partito, a livello statutario, però il Senato del partito è il solito discorso che io faccio da anni, cioè che il partito comprende realtà che non esistono più, perché comprende la LIA anticlericali.net che non esistono in effetti, specialmente la LIA, però le comprende in qualche modo, e invece viceversa non comprende, o almeno da un punto di vista formale non comprende dei soggetti che poi sono entrati a farne parte, no? Per cui centro di produzione, centro d'ascolto, la lista Bonino Pannella, sono soggetti che non erano fra i sette costituenti storici del PRT, centro di produzione, Torre Argentina Spa, cioè c'era una serie di soggetti che erano ben parte del nostro movimento, però non erano comprese nelle sette fondanti del PRT.
Ora, è certo, c'è una serie di, sono in particolare, sono tre, e poi c'è anche un'altra, vabbè, perché poi sono le proprietà di queste aziende, comunque centro di produzione SPA, Torre Argentina SPA e centro d'ascolto, che non credo sia SPA, ma un'altra forma, non mi ricordo, che sono tre vere e proprie aziende economiche che agiscono e devono agire dietro criteri economici, chiaramente non politici, ci mancherebbe. Poi c'è i soggetti politici che hanno tutti i loro bilanci, che però comunque diciamo che si vanno poi a integrare con quelle delle tre società che ho descritto, perché gli stipendi le pagano loro, cioè c'è tutta una serie di intrico nel quale non mi permetterei mai di giudicare chi ha ragione, chi ha torto e cosa deve succedere, perché non sono addentro abbastanza, ma non vorrei nemmeno esserlo, perché poi alla fine sono dinamiche nelle quali capisco veramente pochissimo. Però vedo che sono nate anche delle polemiche anche sull'intervento di Turco, perché per esempio ho visto stamattina in Satyagra che veniva detto che è stata detta una cosa non vera, in quanto l'Era non percepisce assolutamente nulla e si paga, no, mi sembra che fosse la... Vabbè, comunque al nome dell'Era qualcuno ha scritto che in effetti non vi preoccupate, nemmeno una lira dei pacchetti finisce veramente all'Era. Perché hanno il 5 per 1000, per questo dici? Non ho la minima idea, perché i pacchetti in teoria vanno divisi fra i gruppi, fra i sette soggetti ai quali tu ti iscrivi facendo il pacchetto, in teoria, no? Poi però come vengono divisi i soldi non l'ho mai saputo, ma non l'ho neanche mai chiesto, perché alla fine... E spero bene, voglio dire, per esempio, non è perché ci do quella lira, assolutamente, cioè, perché, anzi magari fosse diversa la cosa, però per esempio la lira sarebbe assurdo se prendesse tutte le tessere dei pacchetti, perché non fa attività, quindi dovesse rimettere, insomma, lì sicuramente ci sarà un giro per cui poi vanno al partito o alla lista, però non è, comunque, al di là del... è una cosa che devono risolversi i dirigenti, in primo luogo Pannella, e comunque quelle, le persone che più gli sono vicine e che più da anni gestiscono questo tipo di dinamica economica, e sono loro che a un certo punto si dovrebbero mettere in una stanza e arrivare in fondo, insomma, a un certo punto, no? Il semplicissimo boh in Casa Radicale su questi argomenti non è già inquietante? Dipende, io penso che se degli errori sono stati fatti, sicuramente sono stati fatti da un punto di vista finanziario economico, non dipende. Nel senso che non si sa per gli iscritti, per... Lo accettiamo da 30 anni di dire boh, non è che sia arrivato oggi questo problema. Tutti l'abbiamo sempre accettato, tutti siamo buoni a parlarne nei corridoi, però non ho mai, o molto difficilmente, ho sentito una persona che sia andata al palco e abbia fatto una critica razionale, impegnata, nel senso che si è impegnato a prendere i bilanci sul serio e a portare proprio delle domande chiare, perché forse ci fosse, per cui è molto facile, voglio dire, poi stare a parlarne tutti quanti nelle camere d'albergo la sera oppure davanti a un caffè, però poi non abbiamo nemmeno mai fatto nessuna domanda, quindi me la sento poco, io che non ho mai fatto su questo aspetto, me la sento poco di appunto lamentarmene, perché se volevo in un corso di un qualunque congresso, ma pure prima di lamentarsene, no? Appunto, potevo andare tranquillamente sul palco con i bilanci in mano e dire a me questa cosa e quest'altra, no, non mi torna, non l'ho capita e vorrei capire come funziona. Io per prima non l'ho mai fatto, quindi che mi devo lamentare, sì, capito? Sì, io fiducia in generale l'ho, ho fiducia sul fatto che non sono stati rubati i soldi, però sulla competenza non ho nessuna fiducia, perché ho visto neanche nel piccolo che venivano fatte delle mosse, mi ricordo un tesoriere, però non importa perché non voglio parlare male oggi di nessuno, mi ricordo un tesoriere di Radicali Italiani, e non dico nemmeno se maschio o femmina, che non aveva idea della differenza tra la ricevuta bancaria e la RID, che è una bella differenza, insomma, e non sapeva soprattutto che, non sapeva nemmeno che c'erano delle spese legate al ritorno indietro di una ricevuta bancaria, se non viene pagata ti ritorna indietro, sì, tu versi i soldi poi in contanti, però intanto il partito ci ha rimesso i soldi della ricevuta bancaria, perché la banca ti addebita chiaramente un prezzo, cioè insomma dei particolari infimi di contabilità che li so io, che ci ho avuto due negozi in gestione, e non lo sapeva il tesoriere allora di Radicali Italiani. E quindi sicuramente se ci sono stati dei difetti nella contrattazione con le banche, nell'accensione dei mutui, successivi consolidamenti dei debiti, molto probabilmente sono stati più per una visione un po' obsoleta della finanza, che mi sembra che ci sia, però è un giudizio che ti dico si basa su così, una cosa istintiva, intuitiva, perché non potrei dire che ho approfondito questo aspetto assolutamente, no. Senti, diciamo un po' il più nel tuo ambito, diciamo, di
dico di competenza, che sarebbe riduttivo, di interesse, mettiamola così, che è l'antiproibizionismo, di passione. Allora, questo movimento, questa galassia, questa nebulosa, insomma, chiamiamola come ci pare, ti sembra abbastanza attiva, ti sembra abbastanza... No, io l'ho detto anche chiaramente nel mio intervento in commissione, sono insoddisfatto come lo ero l'altro anno. Non ho ritenuto di ricandidarmi perché tanto se nessun dirigente mi sostiene posso pigliare invece che 20-25 se riesco a mobilitare la base, voglio dire, antiproibizionista, però poi alla fine non posso risultare vincente con una candidatura in segreteria soltanto con la mia base perché non ci sono i numeri, e quindi se non ho il sostegno di un dirigente, cosa che non ho nemmeno quest'anno come non avevo l'altro anno, è inutile che mi candidi. Però io sono piuttosto... Oh, grazie, che carino. Oh, ci arriva dallo staff. Logicamente no, questo è su... Questo faccio una carezza in diretta, la vuoi? Grazie. Sì, logicamente per la nostra Claudio lo zucchero è di canna, non è a caso. Io apprezzo lo zucchero di canna, ma qua con una mano io non riuscirei a fare tutto. Umilmente lo mesco. Ecco, ce lo mesco, adesso facciamo questo siparietto baretto. Peraltro al direttore e alla nostra Claudia questo è altro. Grazie. Soprattutto altro, direbbe qualcuno. Adesso. E quindi io sono soddisfattissima, ma no, perché per carità questo è il miglior partito dove si possa fare politica antiproibizionista in tutta Italia, ma pure in tutto il mondo, cioè figuriamoci, sono la prima a dirlo. Però ti ho detto, purtroppo ci siamo trovati appunto a metà anno che c'erano 3 iniziative, anzi 4, totalmente scoordinate, e questo ci dava forza perché io già... non so, interventi in comitato, ma di 4-5 anni fa, dicevo appunto, se tutti i nostri, coloro che all'interno del partito si occupano, grazie, sì, così, quelli che si occupano di antiproibizionismo agissero in maniera coordinata tutti insieme, noi è un bel pezzo che si sarebbero raggiunti degli enormi risultati, perché abbiamo delle personalità fortissime. Io allora citavo e richiamavo Cappato, Pannella per primo, è chiaro, Cappato, che si è occupato di antiproibizionismo ampiamente anche al Parlamento europeo, progetto sull'oppio, e Bonino stessa, per carità, non l'ho nemmeno citata perché diciamo non è il suo campo di interesse, però anche lei ha delle disobbedienze civili e comunque anche in questo progetto sull'oppio lei aveva messo molto del suo lavoro e del suo impegno. Per Duca con la LIA, Poretti stessa ha fatto una serie di proposte di legge sempre sulla terapeutica, ma non soltanto sulla terapeutica, con l'ADUC e tutto. Bernardini, il gruppo piemontese, cioè c'è una serie di realtà, Turco con le sue conferenze stampa alla Camera con Carla Rossi e l'Illegal Drug Market, mi sembra che si chiami, comunque una qualcosa di simile, che è un'associazione che lavora, che ho conosciuto a Bruxelles, che lavora appunto sugli studi sul mercato delle illegali delle droghe o delle droghe illegali a seconda della lettura. Cioè tutte queste azioni però vengono portate avanti in maniera completamente scoordinata. Io tanto dico, penso di non poter tranquillamente rivelare alcuni aneddoti perché tanto non ho niente da perdere e nemmeno dico niente. Sì. Così la intituliamo Caffè con Claudio, questa intervista. Caffè con Claudio. Uno degli aneddoti, per esempio, è che la mattina della disobbedienza civile ultima alla Camera dei Deputati, organizzata da Vita Bernardini, che ha seminato i semi di canapa nei vasi alla Camera dei Deputati, la mattina mi ha telefonato Mario chiedendomi come mai, chiedendo a me, poi peraltro che veramente dico a me, come mai lui non era stato e perché Vita non l'aveva coinvolto in questa azione. Cioè, una cosa che ti fanno riflettere, perché comunque sono miei dirigenti in teoria, no? Che la mattina un mio dirigente chiama me per sapere perché un parlamentare dirigente non l'ha, cioè ti dà un senso di una cosa che non, che poi non me ne importa più nulla, ma va a detrimento poi dell'azione. Certo. Capito? Contemporaneamente sulla cannabis terapeutica c'era in piedi la conferenza stampa al Senato, c'era stata di Perduca invece, quello organizzata da Perduca, che sosteneva poi fortemente il progetto famoso Rovigo, Istituto Farmaceutico Toscano, che invece era stato completamente escluso dall'altra iniziativa. Cioè contemporaneamente si raccoglievano le firme per conto del segretario Mario Stadevini e la piazza di Napoli sempre sulla cannabis terapeutica, per cui erano 3 azioni, poi c'erano le conferenze stampa appunto di Turco alla Camera, 3-4 azioni sullo stesso argomento
computer non solo come se non ci si conoscesse, ma come se si fosse di parti avverse che non devono nemmeno invitarsi e che devono anche se, nemmeno comunicarlo, capito? E questo insomma ti dà una bella misura, per cui infatti anche in commissione l'ho detto, io credo nel referendum sia sì anche giugno, mi piaceva più adesso ottobre, comunque va bene giugno, però ci credo, in quanto se io mi metto insieme agli altri dirigenti degli altri gruppi antiproibizionisti, ci credo che veramente i radicali poi aderiscano e siano in grado di creare un gruppo su questo, ci credo un pochino meno, perché poi è vero che tutti lo vogliono cavalcare l'antiproibizionismo perché porta consensi, però è anche vero che lavorare poi sui gruppi non è facile, e se uno non riesce a lavorare sui gruppi in casa sua, figurati un po' sui gruppi poi esterni, state di coordinare tante forze, perché è chiaro che nessun gruppo da solo può farcela, raccogliere le firme, redigere il quesito, presentarlo alla corte, autentiche, tutte le difficoltà del referendum che noi sappiamo, certo. E quindi bisognerà sicuramente unire gruppi diversi, possibilmente qualche forza politica che abbia qualche consigliere regionale o quello che è, per autenticare le firme, insomma. Tra l'altro ora ho letto stamani Vita annunciava una sorpresa su Facebook, sembra che il 9 verranno distribuite queste piante che abbiamo seminato a giugno, e io quando gli ho chiesto, dico, ma queste piante Vita allora le raccogli? Dice sì certo, dice forse il 9, ma ancora non sono sicura se faremo questa distribuzione ai malati. Dico, ah, mi inviterai a partecipare, gli ho detto io, no? E lei mi ha detto, ma te non sei mica malata. E con questo aneddoto io che ti devo dire? Possiamo chiudere. A questo punto sono felice di non essere malata. Ecco, io stavo giusto dicendo che facciamo gli scongiuri a questo punto. Anche preventiva, voglio dire, comunque, ma in senso politico volevo dire io. Anche perché se dovevo star sana con l'erba di vita, questo avevo già morta. Con questa battuta chiudiamo il caffè con Claudia. Grazie Claudia, appuntamento su Liberi.tv, appena risolvi i problemi tecnici sì, torniamo con Leggera Euforia. Ho il computer a riparare, certo, mi scuso anzi con tutto il pubblico di Leggera Euforia, purtroppo Skype ha smesso di funzionarmi e fino alla settimana prossima non ho modo di andare a farmi riparare il computer. A presto, grazie.